In questi giorni, imprenditori, direttori del personale, consulenti del lavoro stanno ragionando su come organizzare al meglio l'attività di impresa per un duplice scopo: da una parte, adempiere a un obbligo di legge, a un obbligo di vigilanza e verifica posto in capo proprio al datore di lavoro; dall'altra, consentire un fluido svolgimento dell'attività lavorativa. Quindi, le imprese stanno organizzando le proprie procedure interne, sia per verificare appunto l'accesso di lavoratori muniti di Green Pass, che le modalità di svolgimento dell'attività stessa. Ebbene, precisare che il decreto 127 impone l'obbligo del Green Pass non per svolgere attività lavorativa, ma per accedere ai luoghi di lavoro. Pertanto, un'organizzazione del lavoro che non avesse obbligo di accesso ai luoghi di lavoro consentirebbe al lavoratore di operare senza obbligo di possesso del Green Pass. Quale potrebbe essere il caso? Evidentemente ci riferiamo al lavoro agile, allo smart working. Il lavoro agile, introdotto nel nostro paese con la legge 81 del 2017, ha subito profonde modifiche nello scorso anno, fino al 31-12 di quest'anno, proprio perché è stato visto dal legislatore come uno strumento idoneo per fronteggiare la pandemia, evitando gli spostamenti del lavoratore. Quindi, oggi, come coniugare il lavoro agile e il Green Pass? Andiamo con ordine e cerchiamo di essere molto sintetici. Se l'attività del lavoratore si svolge esclusivamente in modalità smart working, quindi senza l'obbligo di accedere al luogo di lavoro o altri luoghi di lavoro, il lavoratore non dovrà essere obbligatoriamente in possesso del Green Pass per lavorare. Al contrario, se invece l'attività si svolgerà parzialmente in smart working, ma con dei rientri in azienda, come oggi sempre più spesso capita, ecco, in questo caso il lavoratore dovrà avere il Green Pass per poter accedere al luogo di lavoro. Il lavoratore stesso potrebbe lui chiedere la trasformazione della modalità di esecuzione della sua prestazione, dove possibile naturalmente, da prestazione resa fisicamente in un ambiente di lavoro o resa in smart working. La richiesta sarebbe assolutamente legittima da parte del lavoratore, ma non sarebbe impegnativa per il datore di lavoro, perché l'assenza del Green Pass non rientra in uno di quegli elementi che consentono al lavoratore di richiedere obbligatoriamente la trasformazione della modalità di esecuzione dell'attività lavorativa da fisica a, quindi con presenza fisica in aziende, in modalità agile. Oggi ricordiamo che solo alcuni casi, solo in alcuni casi, il lavoratore può pretendere lo svolgimento dell'attività in smart working. Lavoratori fragili, quelli che hanno obbligo di accudienza a familiari disabili o a figli minori. Ecco, fuori da questi casi, quindi l'assenza del Green Pass non consente al lavoratore di rivendicare, di pretendere la mutazione della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Lo smart working si attiva ordinariamente con accordo delle parti e in questa circostanza emergenziale può essere attivato unilateralmente, ma dal datore di lavoro, quindi, ripeto, non dal lavoratore. Come potrebbe quindi organizzarsi l'attività lavorativa? Bene, potrebbe proseguire con modalità alternata, quindi presenza fisica e attività in smart working, avendo l'accortezza che nel momento in cui il lavoratore entri nei locali aziendali dovrà esibire il Green Pass alla stregua di tutti gli altri lavoratori. Il datore di lavoro poi non potrebbe concedere discrezionalmente e quindi potenzialmente in modo discriminatorio rispetto a esigenze diverse, privilegiando lavoratori che non possiedono il Green Pass rispetto a quelli che lo possiedono per acconsentire attività in modalità agile. Dovrebbe operare sempre con molta attenzione. Quindi, smart working, un momento utile per l'organizzazione dell'impresa anche in presenza di Green Pass, non la chiave per eludere a obblighi di legge.